Il GAL è pronto ad una nuova sfida. Dopo 2 anni di numerose difficoltà e di un'attività ridotta complice la pandemia, i sindaci, i rappresentanti dei comuni soci e le numerose organizzazioni di categoria si sono riuniti ad Alvito e si sono confrontati sui programmi di finanziamento del PAESC, il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima, attraverso i fondi del PNRR e i prossimi bandi in uscita già nel mese di giugno. Noi abbiamo un privilegio costituito dal fatto che il GAL è l'unica struttura attraverso il patto dei sindaci che ha avuto l'approvazione di un PAESC, cioè un piano per la riduzione delle emissioni di CO2 e per l'economia circolare. Allora, questo piano ci mette nella condizione di avere un privilegio rispetto agli altri territori, perché siamo un territorio che ha definito tutte le azioni una per una, tutte congruenti e compatibili con il PNRR. A questo punto dobbiamo semplicemente andare a cogliere queste opportunità. Il piano complessivamente è stato autorizzato dalla Comunità Europea per 134 milioni di euro, insomma una somma abbastanza considerevole, e ci abbiamo decine di azioni che vanno dal recupero di 110 edifici pubblici alla trasformazione di 31.000 punti luce, diciamo, di illuminazione pubblica, alla trasformazione dell'intero parco macchine di tutti i comuni del GAL, trasformandole appunto da una alimentazione, diciamo, diesel o diciamo benzina in alimentazione elettrica. Abbiamo poi un parco di centraline di ricarica elettrica in corso di montaggio e infinite altre azioni che riguardano i rifiuti, che riguardano il sociale, che riguardano... Queste azioni hanno la possibilità reale di trasformare sostanzialmente e dare delle opportunità di occupazione straordinaria a questo territorio nel senso dell'economia circolare. Scatta adesso la fase esecutiva. Soci, comuni e organizzazioni sono pronti a partecipare ad un grande lavoro di progettazione e di sviluppo. Noi siamo pronti ad accettare questa sfida, cercheremo di farlo con tutte le energie disponibili, con le risorse di cui noi possiamo far vanto, anche se non sono situazioni molto semplici da affrontare, perché sappiamo che il PNRR può creare delle disparità, può creare delle situazioni, diciamo, non proprio lineari nel momento in cui finanzia i grandi centri e mette in competizione i comuni, diciamo, che hanno minori disponibilità tecniche e minori possibilità di essere competitivi. Ma noi con grande senso di responsabilità, con energia, cercheremo di accettare e di vincere anche questa nuova sfida. Quindi con il coordinamento del GAL affronteremo questi momenti, saremo di supporto ai sindaci, saremo di supporto alle comunità locali per elaborare una progettualità al passo con i tempi e soprattutto competitiva, forte di quel disegno di crescita che tanto è voluto dalla comunità europea. Grazie al GAL, grazie al lavoro che negli anni è stato fatto sia sui piani leader ma anche in particolare su questo progetto, che ci vede in una posizione molto importante dal punto di vista delle possibilità che i nostri piccoli comuni possano avere. Quindi io credo che questa sera abbiamo raggiunto un obiettivo che è l'inizio di un percorso che ci porterà ad avere tante risorse e grandi benefici per i nostri comuni. Abbiamo un'occasione in più, abbiamo una marcia in più, perché il GAL abbiamo già stipulato quello che è il patto dei sindaci all'interno del PAESC, e quindi abbiamo già una nostra strategia, un nostro studio che abbiamo effettuato sui nostri territori per andare a partecipare alle interessanti e vitali misure del PNRR, quindi una bellissima occasione per confrontarsi, per studiare insieme e soprattutto per dare nuovo adito alle progettualità utili per ridare respiro a questo territorio ed un nuovo slancio verso il miglioramento dei servizi, il recupero del patrimonio e ovviamente l'efficientamento energetico, che è la nuova frontiera dell'ecologia a cui questo comune e questo territorio si affaccia.